La squadra più forte d'Italia teoricamente è quella che vince lo scudetto, ma non oggi. Perché quest'oggi sarà quella che vincerà questo FC25 Imperialism. E per chi ha scoperto il canale da poco, queste sono le regole. La Serie A si è riunita su un'isola deserta e ogni squadra avrà un territorio da difendere. Io girerò questa ruota per scoprire quale squadra attaccherà e questa freccia per capire la direzione. Due squadre si sfideranno in una partita di calcio e chi perde abbandonerà l'isola, mentre chi vince conquisterà il territorio. E ripeterò questo procedimento fino a quando sull'isola non sarà rimasta una sola squadra. FC25, il nuovo gioco di calcio, e la squadra che inaugura questo Imperialism è una nuova squadra in Serie A. E il Como. E il Como attaccherà a sud-ovest. E a sud-ovest c'è l'Inter. E ora non per cosa, ma l'anno scorso avevo fatto lo stesso Imperialism e l'Inter vinse quel torneo. E 10 mesi dopo vinse lo scudetto. Questo solamente per dirvi che chi vince questo Imperialism quest'anno vincerà lo scudetto. Calcio d'angolo Inter, Çalhanoğlu per Federico Di Marco che supera l'uomo. La dà in mezzo per Acerbi. Reina di nuovo in calcio d'angolo. In mezzo per Bastoni, Çalhanoğlu, dietro per Di Marco, zona tiro, Lautaro! E chi doveva segnare se non il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez? Inter che chiude avanti, Lautaro la dà in mezzo, perde palla, ma non c'è più tempo, l'Inter vince 1-0. E di conseguenza il Como abbandona l'isola e l'Inter si espande a nord-est. Sono curioso di vedere le altre squadre della Serie A come giocheranno in questo 2025. E la prossima squadra è il Lecce. E il Lecce attaccherà a est, leggermente sud. E ad est c'è la Juventus. Juventus che nel 2025 secondo me è molto più forte rispetto all'anno scorso. Ha fatto un calciomercato senza senso. Cop Miners, Nico Gonzalez, Turam, Kalulu, Di Gregorio. Diciamo che la squadra è forte, ma bisogna vederla in campo. Dusan Vlahovic, Juventus che tra l'altro è già in attacco. Cop Miners! Segna subito la Juventus, nemmeno il tempo di far l'introduzione e questa Juve è già in vantaggio. Oden, ferma tutto Turam, bruttissimo errore di Oden, Dusan Vlahovic. Vlahovic fermato da Baschirotto senza fallo. Ildiz non può sbagliare! E la mette dentro! Kenan Ildiz! 2-0 Juventus! Ramadani ferma tutto Danilo. Allora Juve avanti. Ildiz per Cop Miners, 84esimo. Cross in mezzo, Baschirotto spazza. Non benissimo però. Ildiz! Ne fa due! E la Juventus si porta sul 3-0 all'85esimo. E niente da fare per il Lecce. E la seconda squadra eliminata dall'Imperialism. Buona la prima per Inter e Juventus. La terza squadra estratta è il Genoa. Genoa che attaccherà a nord-est. E quindi Gudmundsson ritrova i vecchi compagni. Mandragora per Biraghi. Avanti per Moise Kean. In mezzo c'è Colpani. Biraghi ancora. Mandragora. Zona tiro. Mandragora! Ma che gol ha fatto il centrocampista della Fiorentina. Manda avanti la viola. Mandragora per Moise Kean. C'è Colpani in mezzo. Moise Kean gliela dà. Colpani! Ma quanto è bella questa Fiorentina. Al 38esimo è già 2-0. Fiorentina che sta giocando una grandissima partita ed è ancora avanti. Colpani per Kean. Gudmundsson! Non ci credo. Arriva il gol dell'ex, quello di Albert Gudmundsson. Io non ho parole. E una bellissima Fiorentina conquista il suo primo territorio. In contemporanea giocano anche Empoli-Parma e Udinese-Venezia. Entrambe finiscono 1-0. Parma e Venezia rimangono sull'isola, ma quest'ultima giocherà contro il Napoli. Zambo Anghissa, Lobotka, Politano. In mezzo c'è Romelu Lukaku. Politano gliela crossa! E al 9° minuto segna Romelu Lukaku. 1-0 Napoli. Se l'allunga Politano. Napoli avanti al 54esimo. McTominay, c'è spazio. McTominay prova il destro! Segna il numero 8 del Napoli. McTominay 2-0. Zambo Anghissa recupera palla. Lobotka. McTominay ci prova, ma forse esagerato! E invece no! Mamma mia, che giocatore! Come l'ha messa?
McTominay. E questo Super Napoli conquista il suo primo territorio. Al momento partite bellissime, quella che mi ha stupito di più è la Fiorentina e la prossima squadra è il Monza. Monza che attaccherà a ovest e rimane in Lombardia, giocherà a San Siro. Fofana, Rafa Leao, Milan avanti, chiama palla Morata, viene servito! Non ci credo! Paperone di Turati e il Milan va in vantaggio con Alvaro Morata. Maignan, lunga per Pulisic che controlla con la coscia. Alvaro Morata sta correndo Loftus-Cheek. Morata non gliela passa. Morata fa tutto da solo, gliela dà adesso! Ma che Milan stiamo vedendo! Christian Pulisic fa il 2-0! Milan che rimane avanti però, Fofana dietro per Reinders, zona tiro per lui. Loftus-Cheek si gira alla Giroud! E alla fine del primo tempo il Milan fa il terzo gol. Ma nel secondo tempo non ci sono gol e il Milan si espande. In questo FC25 Imperialism una partita è più bella dell'altra. E a proposito di partite belle, gioca la Fiorentina. Fiorentina che attaccherà a nord-est. E a nord-est c'è l'Atalanta. Biraghi prepara il mancino. C'è una finta. Biraghi parte! Barriera, attenzione, Colpani! Dopo la respinta della barriera, Colpani la mette dentro e la Fiorentina è in vantaggio. Gran palla per Moise Kean che è in vantaggio su De Ron. Attenzione, Moise Kean però è troppo angolato. Kean calcia comunque e la palla è dentro. Ma che cosa sto vedendo? Questo errore di Carnesecchi. Albert Gudmundsson a campo davanti a sé, in mezzo non c'è nessuno. Gudmundsson la dà dietro per Moise Kean e mette al tappeto l'Atalanta, 3-0 al 70esimo. Atalanta che non fa un tiro in porta ed è costretta ad abbandonare l'isola. Subito dopo giocano Parma-Juventus e Verona-Inter. Juve che subisce il primo gol ma rimonta con una doppietta di Yıldız. Per l'Inter invece fa tutto il suo capitano. E ora rimangono solamente 10 squadre. Siamo partiti con 20 squadre e adesso siamo a metà. La prossima a giocare è il Milan. Milan che attaccherà a nord, un po' ovest. E a nord c'è il Cagliari. Calcio d'angolo Milan. Teo Hernandez sul primo palo. Yankto, palla che rimane lì! E Ficaio Tomori la mette dentro. E il Milan va avanti 1-0. Palla in mezzo per Piccoli. Cambia gioco per Yankto. Attenzione, controlla bene, calcia! Io non so che dire, come si è salvato questo Milan, nessuno lo sa. Cagliari che si è avvicinato al gol ma non l'ha trovato, perde contro il Milan e lascia questo Imperialism. Rimangono pochissime squadre e la prossima a giocare è il Bologna. E il Bologna attaccherà a sud, leggermente est. E il prossimo viaggio del Bologna è al Diego Armando Maradona. Posch, in mezzo per Orsolini, libera il mancino! Meret con una mano salva il Napoli. Però Napoli avanti. Rachmani, zona tiro. Un po' troppo per lui. Ancora però Lobotka. McTominay, Lukaku tutto solo. E dopo un ping pong in area di rigore, il Napoli fa l'1-0. Sempre con Romelu Lukaku. Calcio d'angolo Napoli. Politano la mette in mezzo, ma la difesa del Bologna spazza. E allora Kvaratskhelia calcia. Lukaku stop e calcia. Ma dove l'ha messa? Romelu Lukaku segna sempre lui. Il sostituto di Osimhen fa il 2-0. Bologna che si arrende, non ce la fa più e il Napoli conquista il territorio. 8 squadre rimaste, la prossima squadra a scendere in campo è la Roma. Roma che a nord ha la Lazio, a sud ha la Juventus e questa freccia vuol dire derby. Castellanos cambia gioco per Mattia Zaccagni, che s'accentra ancora. Tati Castellanos calcia Svilar al terzo minuto, si sporca già i guanti. Mancini, Brian Cristante, Paolo Dybala, ancora Dovbik. Roma che chiude questo primo tempo avanti. Dall'altra parte c'è Salemakers. Viene servito. Salemakers tutto solo. Provedel, cosa sta parando? Angeligno, gran palla per Pellegrini che adesso è in area. Pellegrini
la crosta in mezzo per Paredes, che di testa la mette dove Provedel non può arrivarci, e la Roma è avanti al derby. Guendouzi, partita che sta per finire, Rovella, doppio passo, calciata fuori, e ancora una volta c'è Svilar. Il tempo di recupero è praticamente finito e così anche la partita. La Roma vince il derby e la prossima è sempre un derby, Juventus-Torino. Masina, Tamese, palla lunga per Ilic, Vojvoda, corta per Adams. Attenzione, Duvan Zapata, tutto solo di Gregorio in due tempi. Primo tempo che sta per finire, bruttissimo errore di Thuram che perde palla in una zona bruttissima. Attenzione, Zapata! Ma che cosa sta facendo di Gregorio? Cop Miners s'accentra, la dà in mezzo per Douglas Luiz, e al 50esimo arriva il vantaggio della Juventus con Douglas Luiz. Ricci sta perdendo troppo tempo, Lazaro, il tempo di recupero è finito, Ricci ancora, perde palla e la Juventus rimane sull'isola. Tra queste sei squadre c'è la vincitrice del prossimo Imperialism, tocca al Napoli. Napoli che dovrà attaccare a ovest, leggermente sud, e questa partita è una finale anticipata. Inter che può ripartire in contropiede, Mkhitaryan per Thuram, di tacco per Mkhitaryan, palla per Lautaro che la mette dentro e sblocca la partita, 1-0 Inter. Calcio d'angolo Napoli all'86esimo, Kvaratskhelia la mette in mezzo, Lukaku, ma chi l'ha visto sbucare, intercetta tutti e segna alla sua ex squadra, 1-1. Ultima azione della partita, Spinazzola ferma Lautaro e per la prima volta in questo Imperialism c'è un pareggio, e questo significa calci di rigore. Siamo pari all'ultimo rigore. Acerbi parte e Meret para. E allora, se Di Lorenzo segna questo rigore, il Napoli batte l'Inter. Di Lorenzo contro Sommer. Parte il capitano del Napoli che la mette dentro e va a festeggiare con tutta la squadra. Il Napoli rimane sull'isola e con una sola vittoria il Napoli diventa la più grande dell'isola. Fiorentina, Roma, Juventus, Napoli e Milan sono le 5 squadre rimaste e la prossima a giocare è la Viola. Fiorentina che attaccherà a Nord e la prossima partita è a San Siro. Richardson, Colpani, Gudmundsson, può riprovarci, lo fa! Questa volta trova Maignan. Calcio d'angolo Fiorentina al 60esimo, Biraghi la mette in mezzo, Moise Kean anticipato da Pavlovic, Ranieri controlla, Gudmundsson ci prova, Gudmundsson attenzione, la dà in mezzo, Moise Kean! Arriva il gol della Fiorentina, sta giocando benissimo. Theo Hernandez in mezzo per Loftus-Cheek, Milan che non ha fatto un tiro in porta, Fofana, Reinders, gran palla per Morata. Morata, mamma mia. Milan che non ha fatto un tiro in porta e si arrende contro la Fiorentina. Per quello che ho visto in questo Imperialism, la Fiorentina gioca benissimo. La prossima a scendere in campo è la Roma. E la Roma è circondata dalla Juventus. Salemakers, dietro per Paredes, Paolo Dybala, gran palla per Dovbyk di Gregorio. Dovbyk viene servito in qualche modo. Salemakers, attenzione, Salemakers in mezzo! Di Gregorio fa un miracolo su Dybala. Cop Miners recupera, Dusan Vlahovic la mette in mezzo, non ci credo! Sembrava un cross e invece un tiro! Ma che angolo ha trovato Dusan Vlahovic, che all'83esimo fa l'1-0, uno dei gol più belli di questo Imperialism. Possesso palla Juventus, che adesso fa di tutto per non perderla, e arriva il triplice fischio. La Juventus è in semifinale e la squadra che non si assicura il posto in finale è la Fiorentina. Fiorentina che attaccherà a sud, un po' est, e questo significa che la Juventus è la prima finalista. Biraghi perde palle, allora Politano a campo, ha tantissimo campo davanti a sé. Politano deve crossarla in mezzo, solo che non è sul piede forte, la dà dietro per Lobotka, crossa lui! Mi sa che quello è rigore. E infatti intervento bruttissimo di Caiode su Spinazzola, e quindi rigore Napoli. Politano dal dischetto contro De Gea, rincorsa breve e la palla è dentro. Il Napoli passa in vantaggio con Politano. Kvaratskhelia, Romelu Lukaku, li tacco per Spinazzola che se l'allunga. Attenzione Spinazzola, ma dove l'ha messa? È entrato e ha cambiato la partita, 2-0 Napoli. E la
l'arbitro preme il tasto stop, il Napoli batte la Fiorentina e vola in finale. E l'ultima partita di questo imperialism è Juventus-Napoli. Ildiz fermato da Zambo Anghissà senza fallo. Allora il Napoli riparte da Kvaratskhelia e a Torino piove, non so se l'avete visto dal terreno. Attenzione, Politano! Ma che azione del Napoli, che al 22esimo fa l'1-0 e adesso è tutta un'altra storia. E questa è ufficialmente l'ultima azione del primo tempo. Douglas Luiz dalla bandierina la mette in mezzo, Ildiz supera Meret e il primo tempo finisce 1-1. Politano, palla lunga per Di Lorenzo che supera Caballa. Attenzione, zona cross, Di Lorenzo la mette in mezzo e dal nulla sbuca Kvicha Kvaratskhelia che fa un gol bellissimo e il Napoli torna in vantaggio. Siamo agli sgoccioli della partita. Possesso palla Napoli che perde palla e l'arbitro fischia la fine. La partita termina 2-1 e il Napoli vince questo FC25 Imperialism. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qui e iscriviti, così non ti perderai i prossimi video.